Che io sappia, ce n'erano sì e no una trentina. Ogni paese aveva almeno il suo, se non di più. Ce n'erano alcuni che ne avevano addirittura 6 o 7. Frasco sì, era rinomato perché ne aveva parecchi. E a Frasco rimane ancora uno che funziona. Gli altri, quando il fiume fa le buzze, che sono poi delle piene, sono stati portati via e adesso sono lì tra i sassi, da qualche parte. L'ambiente dove lavorava mio nonno è un ambiente umido, rumoroso, scuro, freddo, squallido anche si può dire, no? Era pieno di topi, di ragni. E nei momenti più freddi dell'anno bisognava accendere un fuoco. Dove attualmente si vede il forno, lì di fianco si accendeva il fuoco. Il fumo faceva il giro e usciva da sopra, vicino così dalla porta. Si riempiva di fuliginia, ti piegavi su te stesso per poterci resistere dentro. All'esterno c'è un burone alimentato da una cascata, c'è un pozzo. In questo pozzo la leggenda dice che vi abita la Morfia, che sarebbe la moglie del diavolo. Mio nonno avrà cominciato a lavorare negli anni, diciamo 1900 in avanti. Più tardi è subentrato il figlio, mio zio, a continuare l'opera del nonno. Dopo siamo arrivati io e mio nipote. E così la tradizione continua. Non è che io ho voluto trasmetterlo a lui, è lui che si è attaccato a me. Da buon curiosone mi sono messo a intrufolarmi a vedere cosa stava facendo. Piano piano ho cominciato a seguirlo nel lavoro, mi spiegava cosa fare, fai questo, fai quello, non fare così, fai cos'ha. Piano piano è nata la passione. Il mulino si dice che è stato costruito intorno al 1870 da una famiglia patrizia. Il mulino serviva per preparare quello che coltivava. Dopo questa famiglia è subentrato mio nonno, che all'inizio era contadino anche lui. Quello che aveva il mulino prima di lui è invecchiato, non ho pensato di ritirarlo. E quei tempi era una necessità. Bisognava sfamarsi in qualche modo. Nel momento che si lavorava era in primavera e nel tardo autunno. Il grano un po' era prodotto in paese, ma la parte arrivava dal piano, veniva portata più che altro dalle donne con delle gerre, naturalmente a piedi nudi o al massimo con le zoccole. Aveva un peso di circa 50 kg. Rimanevano in viaggio tra le 9 e le 10 ore prima che arrivassero a destinazione al mulino. Le strade erano mulattiere. Thank you.
grano viene messo in una specie di piramide rovesciata sopra le due macine. Poi con un ingranaggio che regola il flusso di grano, deve entrarne poco alla volta, il grano entra tra le due macine, si rompe, si frantuma, viene spinto dalla forza centrifuga ai bordi della macina, la farina esce e va in una specie di setaccio circolare dove entra e la farina buona che si può utilizzare cade in dei recipienti, mentre il grano che magari non è stato macinato bene, scivolato via dalla macina e così, viene raccolto in un altro contenitore e viene macinato ancora una volta. A me piace andare ad aiutare mio nonno perché questo mestiere comprende la roccia, l'acqua, il legno, che sono un po' i materiali simbolo della montagna e a me la montagna piace, insomma, io ho un grande legame con la montagna, non potrei vivere senza.